Ho visto un TikTok l'altro giorno, oppure no, forse era proprio ieri, in cui diceva che facendo questo esercizio qui con la lingua in qualche modo avvantaggiava la fruibilità delle parole. Ma penso che questo sia una grandissima cazzata e penso che questo sia un esercizio più utile, vedi come si punta la lingua, a fare dei grandissimi pochi. What's up, ragazzi, bentornati sempre qui al Cap, bentornati sempre qui sul canale. Oggi voglio riproporre un mazzo che è quello che maggiormente mi ha divertito all'interno di questa season. Perché dici tu? Perché sì, che cazzo di domanda so? Cioè, ne ho approfittato perché c'è stato il recappino stagionale in cui ho visto la carta più usata da me medesimo ed è stata ovviamente Obsummer. Obsummer, sapete, è la classica carta del Stone Pass in cui ovviamente tu la devi mettere per forza in tutti i mazzi possibili e immaginabili. Mi fa piacere che questa season ha in qualche modo potenziato maggiormente con tutte le spot sempre il grande mazzo di Thanos. No, non tutte, c'è stato Cannonball nel junk, Pixie, vabbè, ormai chi cazzo se la caga più. Però abbiamo visto Mockingbird, che è presente nel nostro mazzo e sappiamo benissimo come funziona, no? Abbiamo visto War Machine, quindi non lo so, ditemi voi quante ancora carte io devo vedere all'interno del Thanos. Cioè, non per fare il cagazzo, però in qualche modo una cartina in più a quel move per renderlo in qualche modo interessante, no? Comunque, il mazzo in questione è questo qui, ragazzi. Cioè, lo sappiamo benissimo come funziona. Il nostro obiettivo è quello di andare a sdoppiare la nostra Mockingbird, la nostra Shulk con la nostra Mongol. Andare in qualche modo a rompere il cazzo all'avversario se utilizza Mobius prendendogli l'abilità con Rogue, perché diciamo che Mobius è quella carta che ci può counterare maggiormente all'interno di questo mazzo. Sì, ha voglia. Poi, in qualche caso assurdo, noi abbiamo anche Armor, abbiamo anche la nostra Shulk, in cui abbiamo l'inerzia, l'interazione con Sasquatch, Mockingbird con Squirrel e Mysterio e via. Cioè, nel senso, non c'è nient'altro da aggiungere e nell'attesa che troviamo il primo avversario da annichilire, da calpestarlo, da passarci sopra con un cazzo. Io vi ricordo l'iscrizione al canale. Intanto io faccio le mie faccende, no? Ok. E Regno dei Morti. Hey, wow. Fantastico il Regno dei Morti, per me, fantastico. E guarda, potrebbe essere buono, perché io ho la Squirrel in qualche modo nel mazzo. Ma guarda, per come sono messe le cose, io ho già un Armor qui, te lo butterei. Anche perché non mi posso aspettare robe. Dici, abbiamo avuto lo stesso pensiero, fratello. Mamma mia, che telepatia. E poi Obsummer la vogliamo fare all'interno della Fisk Tower in qualche modo, noi. Volendo, sì. Kiln. Vabbè. Di Kiln noi possiamo benissimo fregarcene altamente, visto che abbiamo un bel suspot già settato. Obsummer, perché? Perché Obsummer lì? E a sto punto, ma perché non fa sta roba? Nel senso, chi mi vieta di farla? Ma chi me lo vieta? Anzi, vogliamo fare una roba più pulita? Vogliamo fare, tipo, Mysterio qui. E la Squirrel per forza qui. Però Mysterio lo mettiamo su Kiln. Mettiamo qualche punticino in più su Kiln che non si sa mai. Shanna. Ah, beh, abbiamo un mazzo in qualche modo simile, dai. Marvel Snap? No, chiedo perché, nel senso, e lui che può fare? Può fare un Kazar, un qualcosa, ma niente di che. Niente di che, cioè io snappo. Beh, e rimane una carta da poter utilizzare, o è Kazar o è Blue Marvel, o Denti l'ha giocato con la Riot. Ma, nel senso, è bene che io adesso potrei fare benissimo. Non prendo la prio, sai? Ma sai che non prendo la prio? Se prendo la prio, che faccio? Mi attacco? Nel senso. Però se faccio io il Regno dei Morti, skippo il turno in qualche modo. Non lo so, mi stanno venendo strane idee in mente adesso, in questo momento. Vabbè, vediamo. Sono pure rincoglionito, capito? Sono pure rincoglionito perché metto Blue Marvel su Ego. Capito? Sono anche rincoglionito io per questo. Vabbè, questo è Marvel Snap. E vai, Rogue. Lasciamo perdere, lasciamo perdere.
Lasciamo perdere, manca solo che perda, capito? Manca solo che perda. Vai next, bro. Vai molto next su questa partita. E comunque, ragazzo, se al turno sei tu, cioè, lasciando che io ho messo Blue Marvel su Ego, io non avevo manco considerato questa cosa che c'era Ego lì. Proprio non l'avevo calcolata, Ego. Ecco, signori, Ego. Mamma, devo fare un'altra volta un mazzo con Ego. Mi manca quella carta. Mi manca. Manca veramente giocare la Ego e in qualche modo vedere come nessuna carta ongoing riesco a predittare con Ego. Sì, mi manca questa cosa. Oh, Mockingbird, Opsam, Rogue, Mockingbird, Mockingbird due volte. Ciao, sì, ciao bro. Ciao. Perfetto. Sta spottino? Subito? Bello? Pulito? Allora, Isola del Silenzio, abbiamo carta ongoing, Armor. Io per un attimo nella mia mente malvagia, io volevo farlo al centro, però io ho sempre paura di scoperchiare location. Ho sempre paura di sta roba. Vabbè, nel senso, armor. No, armor no. Skippiamo, va. Skippiamo un attimo, facciamo un po' fare Saspot. Ora, spero che questo non sia un destroy perché il mio Saspottino è un attimino disarmato. Ah. Vabbè, cioè, ci avrà il nuovissimo discard con... con quel roba, no? Con quella macchina da guerra, il coccodrillo. Opsummer. Opsummer, ma comunque me la potresti dare. Bello. Bello così. Bello così. Allora, o c'ha la War Machine. Oppure c'avrà una Ela abbastanza forte in cui lui mi vincerà sicuramente su Sanctum Sanctorum. Quindi... vedi, questo è un disastro, l'isola del silenzio. Il cazzo che c'ho solamente Arno come carta ongoing. C'ho Ant-Man, c'ho Dazzler io. C'ho anche Blue Marvel. Diciamo che non è una bella cosa questa, eh. Diciamo che non è una bella cosa. Comunque io faccio solamente Ant-Man. Prendo quel punticino in più così non si sa mai. Corvus, perfetto. Scartaliera. Zyuracula, perfetto. Mi sa che questo è un grandissimo retreat. Se posso dire, io potrei anche fare Blue Marvel, frate, ma a me non risolve nulla. A me non risolve completamente un cazzo di niente. Capito? Invece di fare la Mockingbird, magari. Ma niente. Perfetto. Ma io tanto già il mio coso l'ho preso, non ti preoccupare. E Black Cat, perfetto. Lui adesso una carta, cioè, una carta, cioè. Due perché la pesca. Atto beccato Ela. Mi incazzo. Non c'è altra strada. Non c'è altra strada su questa roba. Vogliamo fare misterio qui? E Mockingbird? Non mi sembra un'idea tanto malsana. Anche se a me conviene andare a coprire più location. Così che Anto mi prende anche il suo coso, no? Questa è la play. Questa è la play, e vediamo quello che succede. Ormai me la gioco per due cubi. E là? Ma che te lo dica a fare, bro? Ma che te lo dica a fare, bro? Ma che te lo dica a fare? Ma di che stiamo parlando, eh? Ma sei pazzo, vabbè. Ma sei completamente pazzo. È normalissima prassi, non c'ho una del mazzo, mi rimangono tre carte. Bam. Bam, frate. Bam. Era in bocca. Ma la Jubilee. È la Jubilee più pazza che ho mai visto, frate. Io accetto la sconfitta, ti succhio anche il capo. Vedi. Questi sono i postumi di quello che ho detto prima. Comunque, ragazzi, io vi consiglio sempre, comunque caldamente, quando succedono queste robe, di cambiare mazzo. Io sto facendo il video, ma cambiate mazzo quando succedono queste robe. Per in qualche modo rifar circolare tutto, capito? Perché è ingiocabile sta roba. Cioè, robe impredittabili. Magari no. Magari no in questa ragione. Nebula. Vabbè, Nebula. Nebula, Montagna dell'Eternità. Va bene, guarda. Io gli vorrei anche subito buttare l'Adler qui. Ma magari no. Magari l'Adler la butti qui un attimo. Sì, poi fai Opsambra al centro, magari. Misty? Ok. Sì. Adesso lui c'ha Ciclope da giocare. Oppure Magic. Giusto. Ormai le sappiamo, le giocate dell'alto Evo, dai, gioca gli Opsummer qui e rip per buff di Nebula, beh, grazie.
Porta una sega, dici di niente, no. Dici Job Summer. Job Summer, vabbè. Che comunque anche Ciclope mettendolo, cioè prendeva sempre il più 4 e ugualmente mi prendeva la roccia. Comunque, vabbè. Che famo? Questo è un disastro. Questo è un disastro perché non mi sta capitando la combo. Non so dove è Mongolia in questo momento. No. Nel mio mazzo non so dove è la Shulk, non so dove è Mockingbird. No, non lo so, stanno facendo un bel trittico amoroso, non lo so. Quello che cazzo stanno combinando queste tre puttane. Mongolia! Eccolo qui. Eccolo qui. Vogliamo cercare in qualche modo di... aspettare? Per fa che... E fa che? Cazzo, vabbè. Io giocherei il Blue Marvel qui, guarda. Giocherei il Blue Marvel qui e via. Vai con Dio. Ora lui come cazzo faceva a sapere che io giocavo... vabbè, giustamente c'è Hop Summer. Sì, cazzo di domande di merda faccio pure io. Misterio. Misterio e la play. Anche se io qui non vinco manco per... Esatto. Retreat. Imbarazzante, bro. Imbarazzante questa roba. Veramente imbarazzante questa roba. Poi ne riparliamo a inizio season di tutto questo. Ne riparliamo. Magari lo facciamo, non lo so, 1v1. Ok, posso giocare una partita? Posso vedere sto mazzo quanto è forte? Non lo so io. Perché, cioè, non è più il... cioè, non si sta giocando io e il bro. Stiamo giocando io, il bro, i campi, il mazzo, la Madonna e anche... Resta. Allora, New York, Central Park, perfetto. Mi dai gli scoiattoli e tu che cosa fai con gli scoiattoli? Un bel niente, perché non c'è la Mockingbird per fare due cose. E intanto Dazzy la vogliamo settare, perché no? La settiamo al centro, così che noi... Ora, dove mi servirebbe la rogue? Dov'è? Taspot sarebbe pure una bella play, sai? Lui già inizia a mettere robe lì. Olè. Olè. E non posso sdoppiare. Non posso sdoppiare perché sì. Però misterio. Misterio? Cioè, non è un'idea malvagia, comunque. Non è per niente un'idea malvagia questa roba di misterio che ha 6. Poi, se tu gli vuoi mettere anche una Mockingbird, magari gliela butti qua. A te chi te lo chiedo? Io non so che può aver giocato lui. Allora, se scoperchi sta carta, magari ci facciamo un'idea al riguardo. Perché non ne ho idea, cazzarra. Perfetto. Che comunque, cazzo, dove cazzo è la rock? Ho detto cazzo due volte. Eh sì, scusate ragazzi, scusate, sono un po' scurrile oggi in questo video. Sì, lo so, però non è colpa mia. Cioè, è quel movimento circolare con la lingua che ho fatto all'inizio video che mi porta a questo, capito? Che senso? Io come cazzo te la vinco così? Io come te la vinco? Magia? Non lo so. Io ti posso pure pensare di mettere Ant-Man e Squirrel Girl, guarda. Fare solamente così. Non mi ha dato manco la rogue. Per accumulare 4 punti a Saspot e basta e flottare tutto. Oppure, in qualche modo, ti proteggi da un eventuale Shang, no? Fai Ant-Man qui e fai Armor qui. Non sarebbe una cattiva idea malsana. Proviamo. Non lo so se basta, onesti, non lo so se basta sta roba. Vabbè, vabbè. E comunque qui, fino a qui ci sta. Fino a qui ci sta. Cos'è quella carta?
L'ha chiusa in bellezza il fratello. L'ha chiusa in bellezza. Io non vedevo martire dal giorno della sua uscita. Onesto. Io sono onesto con voi. Vabbè. Mi fa piacere questa roba. Mi fa piacere anche il plate di Shang. Molto predictabile quel plate. Comunque. E bam. Subito. Andiamo al prossimo game. Che poi a me dispiace che comunque sono stati quei due game così. Un po' così. Perché vi posso assicurare. E se avete visto il video inerente. Quando è uscito qualche... Quando è? Una settimana fa è uscito il video. Vi posso assicurare che è un mazzo veramente molto forte. Vedi, la Shulk adesso sarebbe molto buona a giocarla. Io potrei fare benissimo anche sta roba. Però dici tu, può avere anche Enchantress, ragazzo, che fai? Metti due carte ongoing. Non lo fate mai, ragazzi, non lo fate mai. Tu, non conoscendo il mazzo dell'avversario, mi fai Sandman. Io posso fare un appello? Io non so a questo punto del video, io da quanto tempo è che non vedevo anche Sandman. Cioè vabbè, Martir ci sta, lo giocherò anche in Cerebro a 5, ok, ci sta. Ma Sandman, frate. Ma Sandman, ma no, ma non si fa sta roba. Ma non si fa sta roba. Cioè, la mia rogue è comunque inutile. Veramente inutile. Se tu mi fai armor lì, sei un bastardo. Ok. No. Perfetto. Buttami la rogue e via, ci siamo visti. Perfetto. Sì, ho dovuto sacrificare, raga. Lo so. Ho dovuto sacrificarla. Perché insomma. Fai così. Cioè, se hai l'energia puoi skipparla e farla a 10. Non scherziamo questa roba. Vabbè, ciao. L'abbiamo salutato al ragazzo. Dai, l'abbiamo salutato. L'abbiamo salutato al ragazzo, sì. Esattamente così. Ma il bro mi sa che non molla. No, no, non molla, non molla manco per il cazzo. Ok, guarda. Lui che può fare? Mi può fare Riot centro? Gidu sì, me lo potrebbe fare. Lui però si aspetta sta roba? E magari in qualche modo contesti il tutto con una mongorla qui? Abbandoni. Abbandoni perché può avere Light. Minions to me. Are ye worthy? Doom rules all. C'è sto ragazzo che sia Ghost Rider che è la godo, gli è andato male, perfetto, godo tantissimo, però frate, insomma, che cazzo aveva combinato sto ragazzo, GG, cioè no, questo non lo insulto perché alla fine ha fatto una bella play, ha sperato che prendesse era, c'è riuscito, c'è 50-50 con le due carte di Corvus, ok, non mi ricordo se aveste scartato altro, però vi posso assicurare che alla fine non l'ha presa molto bene della Luz. E io vi invito serenamente e caldamente a riprovare questo mazzo e a gioire tutti della sua volubilità, perché non lo so, cioè a me diverte perché come avete visto non c'è andata mai una volta la combo come doveva essere fatta, cioè la Mongol dove è stata con Mockingbird e Shulk è una combo top, è la combo top del mazzo, ma non c'è mai capitato. Però siamo usciti in qualche modo in situazioni rocambolesche oggi, oserei dire, e provate il mazzo. A domani.